Benvenuti, bentrovati, buongiorno. Questa è una nuova edizione del Filo Diretto. Saremo insieme fino alle ore 12:30 più o meno. Ieri è stata una giornata molto importante con i funerali al nostro alessandrino più famoso, Umberto Eco, e naturalmente chi ha avuto modo di seguirlo da casa propria attraverso la trasmissione in diretta di Rai 1 avrà potuto notare quanto è stato importante, diciamo, il tributo che è stato portato a questo personaggio davvero illustre, davvero famosissimo, davvero considerato in tutto il mondo. Se avrete modo, se vorrete, potrete ancora commentare questo, se no altri argomenti. Io mi chiamo De Vinci, vi accompagnerò in questo spazio. Il numero telefonico è 0131 23 10 92. Credo ci sia già la prima telefonata, la passiamo subito. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Giancarlo da Novi Ligure. Da dove? Da Novi Ligure. Ah, da Novi Ligure, prego, ci dica. Sì, sentire, volevo fare una segnalazione. Non so se conosce il quadrifoglio lì a Rondò, vicino a Tortona. Sì, più o meno Cioè, sì. mi meraviglia il fatto che nessuno se ne sia mai accorto che un incrocio come quello, così pericoloso, è al buio. Cioè, ma Allora, mi scusi. mi ripeta bene perché la voce sento un po' bassa. Mi ripeta bene a quale incrocio si riferisce? All'incrocio del Rondò, vicino a Tortona. Vicino al Tortona, ok. C'è la sovrelevata dell'autostrada e a fianco c'è questo incrocio a quadrifoglio. Sì, e la zona dice non è sufficientemente illuminata, quindi No, non diventa è sufficiente, è buia proprio al proprio. buio. Ah, ok. Adesso facendo la piccola tangenziale che viene da Voghera, Sì. no? E su quel punto lì c'è un traffico enorme. Poi dovrebbero mettere come si chiama? Quello lì della velocità, come si dice? L'autovelox, Con dice. l'ok velox, no? Perché lì, nonostante che il pericolo, perché ci sono delle emissioni girate a una Sì. gradazione che si fa fatica a vedere alla parte opposta, no? Allora, bisognerebbe rallentare questi autotreni perché passano alla velocità pazzesca. Sì, d'altronde se la visibilità è poca, Ecco. arrivano e c'è questo traffico, in effetti ci vorrebbe qualche cosa che aiutasse e che rendesse più sicuro l'incrocio. È vero, Bene, signora, la ringrazio per la testimonianza, per la telefonata. mi scusi, mi Sì. fa piacere perché vi seguo tutti i giorni, è già un po' che volevo dirlo, ma Ha fatto benissimo, e anzi, non esitate a segnalarci anche altre cose. Questo lo dico a lei, lo dico a tutti i telespettatori, questo programma è fatto apposta, quindi le vostre telefonate sono l'essenza di questo programma. La ringrazio io per aver telefonato, per la segnalazione. Speriamo che qualcuno possa prendere in mano la situazione. Non sappiamo se adesso la competenza delle strade è sempre quella che era una volta, cioè dovrebbe essere ancora provinciale. L'ente provincia, comunque, per quanto riguarda le competenze sulle strade, dovrebbe ancora esserci. Io non ho più capito molto, mi sono perso un po' le variazioni, diciamo, nella legislazione, se è un passaggio per gradi che porta poi le competenze alla provincia, se questa delle strade lo è ancora o non lo sarà più. O non lo è più. Chiederemo lumi. Sicuramente, a proposito di luce, di lumi, ci sono altri punti della città che ci sono stati segnalati, ma ne parleremo tra poco. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno signor Vinci, io parlo da Alessandra. Sì. Sabato mattina non siamo riusciti a parcheggiare in piazza Garibaldi perché c'erano 5-6 extracomunitari che chiedevano soldi. Ma è possibile? Sì, l'accattonaggio, diciamo tra virgolette, accattonaggio è una bruttissima parola, però in effetti questo è accattonaggio, trattasi di accattonaggio, dovrebbe essere vietato, no? Appunto, oh, siamo, oh,
abbiamo dovuto andare via, perché venivano dietro anche a chiedere. Sì, si fanno sempre più aggressivi, eh? È una cosa impossibile, ma io dico, ma i vigili ci sono, ma non so, ma anche il sindaco non fa niente per questa gente. No, no, ma ha fatto bene a segnalarlo, perché i vigili non solo hanno la sede lì a fianco, ma poi Piazza Garibaldi, voglio dire, è proprio, no, il centro. È una cosa e se lei non le dà qualcosa, come arriva, se per caso posa una macchina e non le dà niente, stia tranquillo che se la trova arrivata, eh. Questo... Quello... Certo, sì, mi dica. È una signora, scusa, ancora un momento, sì. Perché gli ha dato, non so, 50 centesimi, non lo so, gli ha detto, ah, io questo non lo voglio, io voglio almeno un euro o due. Ma anche, si può? Anche? Ah, gli ha chiesto 2 o 3 euro. Pazzesco. Ma è una cosa impossibile, guardi, io non li posso più vedere, poi è una cosa personale proprio. Adesso non possiamo naturalmente generalizzare, ma adesso racconterò un altro episodio carino. Ho letto solo il titolo sul giornale e ce l'ho qui. La ringrazio per la telefonata. Va bene, grazie a lei. Grazie. Grazie a lei. Questo è un problema che abbiamo sentito anche sulle TV nazionali, no? Anche a livello nazionale, nei programmi che vengono diffusi in tutta Italia, che ci sono molte zone in cui certi personaggi... soprattutto ovviamente extracomunitari, ma non per altro, perché non avendo possibilità di accedere a un lavoro, avendo problemi di integrazione, poi si dedicano più all'elemosina, all'accattonaggio, come vogliamo definirlo. Però ovviamente c'è un limite, una decenza a tutto. Se si fanno anche aggressivi, allora mi chiedo come, no, si possa giustificare, anche se umanamente possiamo comprendere che qualcuno chieda l'elemosina, dall'altra parte diventa difficile giustificarlo quando ci si mette in mezzo minacce, arroganza, eccetera, eccetera. Tra l'altro, a proposito di immigrati, ho letto che ieri a Novi Ligure, se non sbaglio ieri, i profughi hanno bloccato la strada perché vogliono la televisione e il wifi a Novi Ligure, wifi come lo volete chiamare, a Novi Ligure. Così hanno detto, ci sentiamo isolati, ed erano ospiti, questi sono gli ospiti che hanno protestato della residenza Leon d'Oro. Io non so se il telefono è libero, no, se abbiamo telefonato, perché non vedo attraverso quel vetro. C'è la telefonata. Ah, allora, mentre ci prepariamo alla prossima telefonata, dicevo, non so cosa ne pensate. A prima vista uno potrebbe dire, ma insomma, non è possibile, questi vogliono anche, oltre a quello che già costano all'Italia, eccetera, eccetera, vogliono anche la televisione e il wifi. In effetti, però, se ci pensiamo, sarebbe meglio, primo perché così non tentano di agganciarsi ai wifi dei locali, dei bar, dei ristoranti che ci sono in giro, o in qualche modo, se possono farlo naturalmente, nella sede dove sono stati ospitati, non si inoltreranno, non si insinueranno anche in posti dove poi non c'entrano niente, perché non sono a cena al ristorante, ma sono lì a guardare col telefono, col computer, cosa... con lo smartphone, cosa devono o cercare di comunicare magari col loro paese, perché internet costa zero o quasi niente, mentre le telefonate, diciamo, per un paese estero sono davvero molto care. E poi c'è la televisione, perché la televisione in effetti è una forma di informazione, ma ancora di più la televisione è un modo di insegnare l'italiano. Allora, molto meglio dargli una televisione, o dargli le televisioni che possono guardare, perché sarà un modo per migliorare la loro lingua e renderà tutto più facile anche agli italiani. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire una cosa, ma sì, a questi che hanno protestato, dobbiamo mandarli un po' dove abbiamo mandato il nostro compaesano, che l'ha mandato a casa in 4 asse. Là non scherzano mica tanto. Sì, diciamo che non possiamo generalizzare proprio tutto. Possiamo generalizzare, ma bisogna cominciare a imparare dagli altri stati. Certo. E riferendomi un po' alla prima domanda, sì,
Dobbiamo chiederle a Obama o Sarkozy o la Merkel da ora in poi. Come, scusi? Dobbiamo chiedere? Chiederle al Presidente dell'America o Sarkozy o la Merkel. Sì. D'ora in poi cosa dovremmo fare? Se siamo province, se siamo regioni, se siamo Italia, se siamo Europa o cosa siamo? Io non capisco più nulla. Certo. Qua siamo un paese di spiati al 100%. Fatto delle cose che non esistono in nessuna parte, nessuno le percepisce, nessuno le concede, ma le fanno. Se questo è un modo di vivere. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, specifichiamo anche questa seconda parte, perché io non ne ho parlato, però le rivelazioni di WikiLeaks sulle intercettazioni fatte dagli americani al Presidente del Consiglio, quando Presidente era Berlusconi, hanno scatenato un caos anche istituzionale. Un confronto tra i nostri ministri degli esteri, eccetera, eccetera. Si sono chiesti per quale motivo ci hanno intercettato e come si permettono di intercettarci. In realtà, poi, andando più dentro la notizia, si scopre che gli americani ci hanno intercettato perché c'era un complotto europeo, soprattutto di Sarkozy e della Merkel, sembra che sia stato così, poi ovviamente tutte queste cose sono da provare, sembra che prima del loro summit, per un progetto diabolico della banca, diciamo dal fondo monetario, si voleva limitare l'azione del presidente Berlusconi perché non stava dentro le linee, le righe che avevano stabilito la Francia e la Germania, paesi amici, paesi vicini, ma che ci hanno messo un attimo a dire ok, l'Italia non vuole rientrare nelle linee che abbiamo detto noi, che sono quelle della Comunità Europea, allora adesso possiamo farla saltare in aria economicamente con due mosse, con due semplici mosse, portate dal punto di vista economico, da che so io, e dal fondo monetario, insomma, in rispetto di quello che erano le richieste del fondo monetario. E allora, nella riunione che c'è stata, anche col presidente Berlusconi, gli sono state richieste certe cose. Berlusconi ha negato, Berlusconi ha detto no, non ci sto, voglio pensare più o meno, credo che sia così, più o meno come sta facendo Renzi, si oppone un po' alle politiche europee che chiedono maggior rigore, ma che sono contro lo sviluppo, perché aumentare le tasse ci impoverisce sempre di più. A noi non interessa, diciamo, non dovrebbe interessare solo pagare il debito, dobbiamo anche pensare che dobbiamo arrivare alla fine del mese, che dobbiamo avere lavoro, che dobbiamo avere un'economia che può permettersi di consumare ancora per poter pagare l'IVA, per poter pagare i fornitori, per dare da lavorare a quelli che nelle fabbriche costruiscono quello che poi noi compriamo al supermercato e tutto il resto. E però in quel caso i tedeschi e i francesi avevano detto no, loro devono stare alle regole, devono pagare come paghiamo tutti. E beh, la loro economia è più florida, ci mettevano in questa condizione. E invece Obama, quando lo hanno detto a Obama, perché ovviamente Obama, essendo il leader mondiale, diciamo riconosciuto praticamente, Obama ha detto no, dal mio punto di vista Berlusconi ha ragione, le mie politiche per risolvere la crisi, per risolvere la questione, sono più in linea con Berlusconi, cioè mettere in giro più denaro, cioè mettere meno tasse, eccetera, eccetera. Al che ovviamente i francesi e i tedeschi hanno dovuto far buona faccia a cattiva sorte e sono stati messi un po' da parte, anche se poi i problemi ci sono stati lo stesso. Ma gli americani a quel punto hanno deciso di mettere sotto controllo chi in Italia comandava l'economia. Tutto questo ovviamente è aperto a un giudizio. Il giudizio è cattivi sono gli americani perché ci hanno intercettato o gli americani ci hanno intercettato anche perché in qualche modo ci proteggevano dal progetto della Francia e della Germania che avevano per metterci in ginocchio? Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? È caduta la linea, ho parlato troppo. Allora, questo è uno dei temi di cui sentiremo parlare sicuramente di più. Una cosa è certa, che in qualunque paese del mondo una notizia di questo genere starebbe in prima pagina costantemente, tutto il giorno,
per capire chi ci sta intorno, se è amico o se è un nemico, se è una spia o se è qualcuno che mentre ci sorride tenta di pugnalarci. Allora, sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno signor Vinci, Salvatore d'Alessandria. Buongiorno. Senta, io ho appena finito il mio turno di 7 giorni di lavoro con notti, mattine e pomeriggi. Sì. E a casa io non ho il wifi, signor Vinci. Sì. Quindi non credo che nel Stato Unitario per imparare l'italiano debba avere wifi e televisione. Io lavoro tutti i giorni, mi alzo prestissimo al mattino e a casa mia il wifi non ce l'ho. Oh. Sì. Quindi magari sarebbe il caso di pensare ad un inserimento dentro la città, in mezzo alla gente, di questa gente che non possa essere a casa a guardarsi la televisione e a navigare su internet. Io questo sinceramente, signor Vinci, non lo accetto. E sui parcheggi, quella non è elemosina. Quella io non la definisco più elemosina. Ormai quello è un fuori controllo da parte nostra e dello Stato che non c'è più e che non sa più cosa fare. Quindi io quella non la definisco in nessun modo elemosina. L'elemosina è una cosa molto pura, molto sincera. Hanno bisogno, glielo posso anche dare col 50 centesimi, ma non è quella l'elemosina. Grazie a lei. Sono d'accordo sul fatto che un comportamento civile debba essere tenuto e che quella non diventa più elemosina, ma diventa un'operazione di, diciamo, tra virgolette, molto tra virgolette, ricatto come si può dire, in qualche modo intimidazione anche dal punto di vista proprio fisico, perché una persona che ti segue e che chiede con insistenza e ti fa sentire in difficoltà, soprattutto se non è una persona sola, ma sono 4 o 5, ovviamente stanno facendo qualcosa che va perseguito, che va punito. Sono un po' meno d'accordo sulla storia del wifi, perché di questa cosa ne abbiamo già parlato molto tempo fa, perché Obama, quando è stato eletto Presidente degli Stati Uniti, una delle primissime cose che ha detto è stato: io voglio che questo paese diventi più moderno, che sia in grado di comunicare, che sia veramente libero, è l'unica maniera per essere libero e non condizionato da giornali, telegiornali, solo quelli di regime, eccetera, eccetera, possa accedere facilmente alle informazioni mondiali. E le informazioni mondiali arrivano attraverso internet. Per cui uno può avere anche la versione, diciamo, straniera o la versione di un giornale straniero su un avvenimento che in Italia è stato raccontato magari in un certo modo. La ribellione araba o la ribellione a certi regimi è arrivata grazie a questi collegamenti internet. Gli americani hanno deciso di modernizzare, hanno detto: noi vogliamo che anche nel più piccolo paesino sperduto del Nevada o del Texas o dell'Arizona ci sia il wifi, perché vogliamo che tutti possano accedere all'informazione. Questo significa una maggiore libertà per tutti. Allora, non dobbiamo pensare perché non abbiamo il wifi, dobbiamo pensare perché non ce l'hanno ancora dato. Dovremmo avercelo di diritto, dovrebbe costare così poco, dovrebbe essere quasi gratuito, in modo che tutti quanti possiamo avere l'accesso a questo strumento di libertà fondamentale. Per cui io oggi non mi pongo tanto il problema se profughi e immigrati vogliono il wifi, io mi pongo un altro problema: ma perché non ce l'abbiamo ancora noi? Perché non è ancora così gratuito per tutti? Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, signor Vinci. Buongiorno. Grazie per quello che fate. Non mi stancherò mai di dirlo, perché io sono di adozione in questa città, ma ci voglio tanto bene. E quando vedo il confronto, ad esempio quando si va ad Acqui, che sembra di essere in Svizzera, lo ripeterò sempre. Sì. Lo voglio dire, se le istituzioni non vanno a braccetto con i cittadini, cioè voglio dire, fate un po' cassa, fate un po' multe, non lo so. Adesso, per esempio, sembra che sia diventato una legge non buttare i mozziconi. Io le dico che quando vado a prendere l'autobus c'è un cestino, stia tranquillo che chi fuma butta per terra. Vabbè, senta un'altra cosa, siccome voi siete bravi ad aiutare questa città e grazie al vostro intervento che abbiamo risolto alcune cose, grandi o piccole, quello che potete fare. C'è il marciapiede davanti lì alla stazione dove c'è la posta, che è piastrellato, è lungo 50 metri. Sono anni, signor Vinci, lei provi magari oggi o un altro giorno. Devo andare a ritirare delle raccomandate, quindi andrò. Ma dite.
No, ma è una cosa, dico no, perché il marciapiede è, guardi, è una cosa incredibile. Adesso magari cioè viene scuro più tardi alla sera, ma ne creda, anche un poco tempo fa, quando si andava lì all'ufficio, bisognava stare attenti a non cadere, perché le piastrelle sono talmente disastrose che uno può andare anche al pronto soccorso. Allora dico, è un marciapiede lungo 50 metri, fuori dalla stazione. Cioè, ci vuole tanto. Io ho chiesto lì agli impiegati, mi hanno detto che non è una certo. cosa che dipende dalle poste, perché non è proprietà delle poste. Poi ho chiesto ad altri, mi hanno detto che non è della Ferrovia dello Stato. Guarda, mi scappa da ridere, perché sì. voglio dire, sono anni che è lì questo marciapiede, 50 metri, è possibile che non ci sia anche un disoccupato che possa piastrellare di nuovo quel percorso lì? Certo. Voglio dire, è una cosa, va bene che siamo arrabbiati perché i giardini non sono più come una volta, tutto va bene, questo red urbano che va un po' a farsi benedire, scusi il termine, ma voglio dire, cerchiamo di voler bene questa città. Grazie, certo. signor Vittorio. Grazie, scusi, grazie a lei. Ma, cioè, no, non si deve scusare, anzi la ringraziamo per il suo contributo, che poi ci segnala delle cose che possono essere ovviamente di utilità pubblica, perché quanta gente c'è che va a ritirare delle raccomandate vicino alla stazione, a fianco alla stazione, quindi affronta questa avventura dei marciapiedi. È un problema molto grave. Voi pensate che a Roma, no, queste elezioni vengono combattute tra i candidati che saranno formalizzati, si riveleranno prossimamente, su le strade che sono tutta una buca, sulle pulizie, sui cassonetti di spazzatura davanti ai monumenti, eccetera, eccetera. Voglio dire, tutto il mondo è paese e la civiltà degli amministratori forse inizia anche da questo, dal investire, non mettendo solo delle tasse enormi, perché già le tasse si pagano sul lavoro, sullo stipendio. Io mi sono accorto che regolarmente, no, dallo stipendio viene trattenuta una parte per diciamo l'ente locale, e devo anche approfondire questa cosa perché l'ho capita fino a un certo punto, però esiste un dovere che si ha nei confronti dei cittadini, soprattutto quando la partecipata o quando la società costa un sacco di soldi, per cui per esempio i lavori pubblici devono curare meglio la città, così come l'azienda dei trasporti deve curare la città. A me ha telefonato una persona e mi ha mandato anche una fotografia che doveva prendere l'autobus in Piazza Ceriana, se non sbaglio, ad Alessandria, e mi ha mandato l'orario, la tabellina dell'orario che c'era lì in Piazza Ceriana. Doveva esserci un autobus, se non sbaglio, alle 11:10 del mattino, non è passato. Poi doveva esserci un'altra corsa alle 11:10, non è passata. Poi doveva esserci alle 11:20 ed è passata alle 11:23. Va bene. Ma questa persona è stata mezz'ora ad aspettare. Siccome doveva essere a mezzogiorno in un posto, perché sennò chiudeva poi, e poi doveva cambiare un altro autobus, ha detto, visto l'andazzo, io sono uscita quasi un quarto alle 11 per andare in questo posto, credevo fosse insomma una sciocchezzuola prendere l'autobus e andare in via Pacinotti, e invece ho perso mezz'ora del mio tempo senza riuscire a prendere l'autobus. Questo è per fare un esempio di come funziona la cosa. C'è l'ultima telefonata, mi sembra di aver sentito, ce la facciamo ancora a passarla. Pronto? Pronto? Sì, velocemente, mi dica. Buongiorno, sono Vinci, sono di Litta. Niente, sì. parlando appunto, sentendo adesso dei parcheggiatori, sì. Bellinate sì. cantando, mi è dato fastidio l'altro giorno, pensi un po', davanti a Derizio, lei sa benissimo chi è, no? Davanti a Derizio, sì. Dove c'era la centrale primaria, e c'è questo tizio qui, molto invadente, meno male che mia moglie mi ha chiamato, addirittura ti viene dietro se non ci dai oltre il gettone, cioè gettone, i soldi, ok? Addirittura ti prende il carrello dalle mani con la roba sopra. È una cosa allucinante, va bene? Mia moglie mi fa, madonna, c'ho un po' paura, perché oltretutto è anche 2 metri questo tizio qui. È molto grave la cosa. La ringrazio certo. molto del suo tempo. Grazie. E complimenti, continui così. Grazie, buongiorno. Grazie. Molto gentile, ci sentiremo ovviamente prossimamente quando ci sarà un po' più di tempo, magari se riesce a prendere la linea prima, così parliamo più a lungo. Adesso dobbiamo lasciare lo spazio al telegiornale, una sola cosa dico, se molti paesi europei
se l'Inghilterra, se la Gran Bretagna farà addirittura un referendum per vedere se accettare le regole europee e quindi l'ingresso di extracomunitari, la Gran Bretagna che ne accetta da sempre, ne ha miliardi, voglio dire. Allora, se tutti ci stanno ripensando, non vedo perché in questo paese non ci si debba pensare seriamente a poter mettere un limite per avere un numero gestibile di immigrati. Non possiamo accollarceli tutti noi, quindi è giusto e ovvio che si confrontino con la Francia, con la Germania, con tutti gli altri, perché ognuno si prende la sua quota, ma che non rimangano tutti qua. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona visione del nostro telegiornale, ci sentiamo domani.